Alleluia, gloria al nome del Signore. Siamo per la grazia del Signore qua a Reggio Emilia e approfittiamo dell'occasione che il Signore ci ha dato di venire con la nostra piccola per fare delle visite. Siamo qua, Alleluia, con Ariel, con la sorella Romena. Vogliamo Amen. servire al Signore, anche in questo giorno vogliamo annunciare il Vangelo. La parola che produce vita eterna, alleluia, e a Dio sia tutta la lode, l'onore e la gloria, ora in eterno, Amen. alleluia. Amen. Signore, Io sono mica religioso, eh? Che? Sono mica religioso. non sei religioso? No, mica tanto. Ma è per Ma te questo, la grazia, perché perché noi tu sei religioso, siete religiosi, poi siamo siamo figli evangelici. di Dio. Figli di Dio, sì? Io Sì. sono figlio di papà e mamma, come si dice. Adesso Certo, poi non so se. perché il corpo ce l'hanno dato i nostri genitori, ma l'anima ce l'ha dato il Quello sì, Signore. però E un giorno il Signore ci quando mi chiamerà in sento, giudizio. a mamma ha mangiato un mousse al cioccolato che. Alleluia, abbiamo evangelizzato quest'uomo che abbiamo incontrato prima, gloria al Signore. Lui era un ateo e abbiamo cercato di evangelizzare, di dire la verità e speriamo che lui cerca la fede, veramente, perché è molto importante che anche queste persone che sono atei vengano alla fede. La fede è un dono del Signore. Signora, ti posso dare un opuscolo che parla del Signore? Gloria a Dio. Ungi il tuo servo, Signore, alleluia. Vogliamo condividerla con voi. Al principio di questo libro la parola dice che quando Dio diede l'ordine all'uomo di essere libero in tutto ciò che Dio ha creato, Dio diede la libertà all'uomo di mangiare di tutte le cose che lui aveva preparato per l'uomo. Eppure l'uomo era felice in questa creazione, alleluia. È un po' diverso come noi oggi. Noi abbiamo tutto, non ci manca niente, eppure felici non ci siamo. Abbiamo tanti governi forti, Possiamo dare una parola tanti di eserciti conforto? potenti, Dio vi eppure benedica. sicuri non ci sentiamo. Siete cattoliche? Ma oggi il Signore vuole Sì. darci una Ecco, parola questa è di una conforto parola ai nostri cuori di vero, perché qua c'è per le scritto nostre tutto. bisogna fare un'offerta. No, no, Va no, Signore, noi predichiamo la bene, parola di Dio, l'Evangelo. grazie, Dio vi grazie. benedica. Diavolo è noi, Però forza se di avete la parola di serpente, Dio, leggete la parola di Dio, che è importante. ingannò l'uomo dicendo proprio che ha fatto tu non morirai. Per questo oggi siete tanto convinti che noi siamo dei di noi stessi. Questa è la bugia più grande del diavolo, del Satana. Noi siamo solo polvere. Tu ed io, tu che ascolti e io che parlo, non siamo che polvere. Dio ci ha creati dalla polvere della terra. E disse un giorno quando io tornerò, tornerai ad essere polvere, dice il Signore, ma la tua anima tornerà a me, perché la tua anima non può morire. Amen. E il peccato separò l'uomo per l'eterno da Dio. Puoi evangelizzare anche te? Il Signore disse ad Adamo: il giorno che tu mangerai da frutto di quest'albero che ti proibisco, tu morirai di certo. Ma secondo la storia vediamo che fisicamente Adamo non è morto. Il corpo, questa materia, è rimasto ancora in vita, ma la sua anima fu separata da Dio. Voi studenti lo sapete cosa significa la parola morte? Non significa scomparsa. Significa separazione, e a causa del peccato l'uomo fu separato da Dio, e allora la morte entrò nell'uomo. La situazione era disperata, incredibile, ma l'uomo non potesse fare nulla.
perché il Signore non può coabitare con il peccato. Il Signore non può essere complice del peccato, perché il nostro Dio è santo. Ecco perché il Signore ancora oggi vuole annunciare questa parola che produce vita. Perché Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Chi viene a me, anche se deve morire, vivrà in eterno. Amen. Ecco carissimi che la vita eterna non si riferisce a questa carne, si riferisce all'anima tua che è dentro di te, quello che non può morire mai, perché non è dato dall'uomo, non è creato dal polvere, ma è sceso dal cielo e in cielo salirà. Ma il Signore oggi vuole chiamarti la tua attenzione, come sta facendo in tutti gli angoli della terra, perché la Bibbia dice: quando questo Vangelo sarà predicato davanti a tutti gli uomini, allora verrà la fine. Allora verrà la fine. Date ascolto a questa parola, che non è parola d'uomo, ma il Signore vuole raggiungere i vostri cuori in questo giorno. Il Signore vuole portare un messaggio di salvezza dentro nel tuo cuore. Spogliti dai pensieri che io sono un religioso. Il nostro Dio non è una religione. Il nostro Dio è una relazione interrotta, alleluia, con il cielo. È una comunione con lo Spirito Santo, il nostro Dio, alleluia. Amen. La Bibbia dice bene: Dio è Spirito, e chi la vuole adorare, lo adorerà in spirito e in verità. Ecco perché la Bibbia, la parola di Dio, esclude anche questi luoghi, come la presenza di Dio, come la dimora di Dio, perché il Signore stesso dice nella Bibbia: io non dimorerò più nelle case fatte dai uomini, ma dimorerò nei vostri cuori. Ecco perché Gesù al suo tempo predicava il Vangelo. Gesù non si chiedeva dentro alla cattedrale, ma Gesù andava ai monti, ai monti, alle valli, predicava il Vangelo. Alleluia, affinché il Signore poteva toccare il cuore di uomo. Amen. Perché la tua anima è preziosa davanti a Dio. Non cadere, non passare indifferente in questo giorno, perché il Signore ti ama. Gesù Cristo ti ama. Alleluia. E oggi è una dimostrazione aperta del suo amore che ha per te. Amen. Il Gesù Cristo ti ama e vuole che tu scampi l'anima tua dal giudizio che sta venendo su questa terra. Ecco perché ancora oggi si predica il Vangelo, come nei tempi antichi. Avete letto qualcosa nella Bibbia, nella parola di Dio? Gesù disse: io sono il pane che è disceso dal cielo. Amen. Io sono la via, la verità e la vita. Queste sono le parole del nostro Maestro, alleluia. La Bibbia dice che nessuno andrà in cielo se non per mezzo di Gesù Cristo, alleluia. Questo afferma la Bibbia, la parola di Dio. Ciò che questi luoghi affermano il contrario. Questi luoghi ci hanno ingannati per tanti secoli. Gloria a Dio. Per migliaia di anni ci hanno detto che non c'è salvezza al di fuori della Chiesa Cattolica. È una bugia del diavolo, questo del Satana. Non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo, alleluia. Amen. Perché lui è l'unico che è morto, il tuo servo, ed è risorto, affinché alleluia. Tu e io abbiamo il perdono dei peccati. Amen. Là dentro l'uomo non può ricevere il perdono dei peccati, perché non è morto né il Papa, né il sacerdote, né questa donna chiamata Maria che l'uomo lo ha elogiato, ma è morto Gesù Cristo al posto tuo. Amen. Gesù Cristo ha versato il proprio sangue affinché tu ed io possiamo avere per mezzo della fede la vita eterna. Amen. Ecco perché ancora oggi il Signore predica il Vangelo. Ancora oggi il Signore vuole raggiungere il tuo cuore. Perché il peccato, cari, come abbiamo detto, tiene l'uomo separato da Dio. E l'unico rimedio per il tuo peccato è Gesù Cristo. Alleluia. Carissimi che sentite,
il peccato non è l'uomo, il peccato sono il frutto del peccato. Noi peccatori non ci fanno le buone delle cattive azioni, ma il Signore nella Bibbia dice che l'uomo nasce nel peccato e ciò lo tiene separato eternamente da Dio, e per questo è dovuto venire Gesù Cristo, il Figlio di Dio, affinché possa dimostrare l'amore del Padre che ha per ognuno di noi. E oggi vi sta invitando tutti quanti voi di aprire il cuore. Amen. Di aprire il cuore al Vangelo, di aprire il cuore alla salvezza, affinché la tua anima non vada alla perdizione. Amen. Affinché la tua anima non vada all'inferno, alle fiamme dell'Eterno. Ma il Signore oggi propone la salvezza per te. Tu che alleluia. Oggi non indurire il tuo cuore. La Bibbia dice, oggi è il giorno della salvezza. Se tu odi il messaggio del Vangelo, non indurire il tuo cuore. Apri il tuo cuore affinché il Signore entri e porti salvezza. Alleluia. Porti vita eterna, alleluia. Gesù disse, io sono la resurrezione e la vita. Chiunque crede, dice la parola di Dio, benché sia morto, vivrà. Ecco, la parola ancora ci ricorda che l'uomo è in uno stato di morte. Non inganniamoci, non c'è bisogno che muoia questa materia. Caro uomo, cara donna, se Gesù Cristo non è nel tuo cuore, la tua anima è in pericolo. Oh, Signore. Molto presto il Signore tornerà dal cielo per giudicare il mondo. Gloria. E lui ci chiamerà in giudizio le anime dei uomini. Nessuno scapperà al giudizio di Dio. Per questo il Signore ancora a questo tempo di grazia predica il Vangelo, dà l'opportunità a tutti gli uomini di ravvedersi e li chiama a pentimento. Il Signore oggi ti fa una proposta. Caro uomo, cara donna, giovane, oggi il Signore ti fa una proposta. Pentiti dai tuoi peccati, ravvediti e il Signore ti loderà di luce, perché Gesù Cristo dice nel Vangelo di Giovanni, io sono la luce del mondo. Gesù è l'unica luce che può dare anche a te, anche alla tua anima, anche alle tenebre che sono dentro nel tuo cuore. Gesù ti può scacciare via, perché quando la luce viene, dice la Bibbia, le tenebre scompaiono. Quando la luce viene non ha bisogno di pregare alle tenebre di andare via, ma quando la luce viene le tenebre scompaiono, dice la Bibbia. Avvicinatevi alla parola di Dio, cari di Reggio, perché il Signore è vicino, il Signore sta tornando. Guardate i segni che ogni giorno ci stanno presentando davanti a noi, intorno a noi. Guardate il colasso che è entrato il mondo intero, non è un caso, ma è voluto da qualcuno che molto presto si manifesterà in mezzo ai uomini. E la Bibbia dice che Gesù Cristo tornerà a rapire la sua Chiesa, ma prima del suo ritorno si manifesterà il figlio della perdizione, colui che inganna ancora gli uomini, colui che ancora inganna per mezzo della filosofia, per mezzo della teologia, per mezzo della scienza, per mezzo delle religioni. Ecco, il Signore porta la luce, alleluia. La sua parola è luce. Il salmista dice, la tua parola, oh Signore, è una luce nel mio sentiero, una lampada al mio piede. Ecco perché ancora oggi predichiamo questo Vangelo, affinché il tuo cuore si apra al Signore e Lui possa perdonare i tuoi peccati, Lui Amen. Possa liberarti dalla schiavitù del peccato. È tremendo, dice la Bibbia, essere morto con il peccato. È tremendo, dice la parola di Dio, andare alla morte di questa carne con il peccato. Per questo il Signore proprio sta il Vangelo,
Alleluia, perché il Signore vi ama e il Signore ancora oggi vuole sensibilizzare il tuo cuore e ti chiama al pentimento. Amen. Ti chiama a allontanarsi da queste bugie, da queste menzogne che si chiamano religione, perché la religione ti tiene lontano da Dio. La religione ti tiene lontano da Dio, dalla vera salvezza. La religione ci ha ingannati per secoli e secoli, ci ha detto che solo là dentro c'è la salvezza. Questa è una bugia. La Bibbia dice solo in Gesù Cristo c'è la salvezza. Amen. La religione continua ancora a ingannarsi, che andando là dentro davanti a un quattro di legno e pregare e confessare i peccati, e quell'uomo ipocrita ti dice: vai figlio, perché i tuoi peccati sono assolti. Questa è la bugia del diavolo. Il Signore oggi vuole metterti in conoscenza di tutte le macchinazioni che il diavolo sta usando per tenerti schiavo. Alleluia. Alleluia. Gesù Cristo vuole liberarti, Gesù Cristo vuole salvarti. Amen. Di sì al Signore in questo giorno, apri il tuo cuore e Lui ti verrà incontro, Lui ti aiuterà. Lui adempirà ogni vuoto che è dentro di te, perché Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, lo stesso Dio che ha ieri. Credete al Vangelo, che molto presto vi incontrerete con la parola. Come sta scritto nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 1, nel Vangelo di Giovanni, pari di Reggio, nel capitolo 1 sta scritto. Ecco, dalla Bibbia, dalla parola di Dio. Dice: nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e Dio era la parola. Sentite, per favore, la Bibbia dice che Dio era la parola. Amen. E dice nel verso 14: questa parola prese carne e abitato fra noi, e abbiamo contemplato la sua gloria come la gloria dell'unigenito proceduto dal Padre. Ecco la parola che oggi vi stiamo annunciando, è proprio Dio in lettera, perché la Bibbia dice che tutta la scrittura è ispirata dallo Spirito Santo, è utile a correggere, è utile a dirigere i passi dell'uomo verso la salvezza, verso la conoscenza. Amen. Avvicinatevi al Vangelo, avvicinatevi al Vangelo, umiliate i vostri cuori, per favore, ve lo chiediamo nell'amore del Signore, perché i tempi ci stanno accorgendo, il tempo sta finendo, il ritorno del Signore è vicino. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 24, il Signore disse: quando vedete tutti questi segni che stanno accadendo intorno a noi, le guerre, le pestilenze, le carestie, quando si alzerà, dice la Bibbia, figlia contro la madre, figlio contro il padre, e la viceversa, i genitori contro i figli, e li uccideranno. Allora sappiate che io sono alle porte, dice il Signore. State un po' pensando a questa affermazione del tuo creatore. Quando queste cose stanno succedendo, dice il Signore, sappiate che io sono vicino, il mio ritorno è imminente. Per questo il Signore vuole ancora oggi sensibilizzare il tuo cuore per mezzo del Vangelo, della parola di Dio. Amen. Perché solo il Vangelo è la luce, la vera luce che può portare la tua anima alla salvezza. Solo il Vangelo può portare la salvezza, la vera salvezza dentro nel tuo cuore. Gloria. E il Signore ancora ci invita, oh cari, di umiliare i nostri cuori, di ammettere, dillo col tuo cuore dietro a me: Signore, io sono un peccatore. Dillo, perché è la realtà, non è una bugia. Accetti almeno una volta sola
la verità. Ecco, una signora che deve dare l'esempio dell'educazione parla in modo volgare. È questa la realtà che viviamo oggi. Il Signore dice che negli ultimi tempi il bene sarà chiamato male e il male sarà chiamato bene. È questo che dice la Bibbia, e gli uomini ogni giorno lo affermano. Gli uomini, dice la Bibbia, la parola di Dio, negli ultimi tempi non saranno capaci di distinguere la destra dalla sinistra, perché lo spirito dell'anticristo, del nemico delle vostre anime, è in opera. È lui che vi vuole tenere schiavi ancora nel peccato. È lui che vuole tenere i vostri cuori lontano dalla Bibbia, dalla parola di Dio, perché il diavolo, il Satana, che Dio lo sgridi, lo sa che la Bibbia, la parola e la potenza di Dio. Alleluia. Amen. Ecco perché indurisce i vostri cuori. Ecco perché i vostri cuori sono duri più di questi sassi. Perché c'è un nemico che vuole la tua distruzione eterna. C'è un nemico, caro, che mi senti, che ti vuole vedere lontano per l'eternità da Dio. C'è un nemico che vuole vederti morto per l'eterno nelle fiamme dell'inferno, ma oggi c'è qualcuno che ti sta facendo l'invito. Amen. Oggi c'è qualcuno che ti sta invitando in vita eterna. Gloria, e questo qualcuno è Gesù Cristo, che la Bibbia dice, afferma, che io ho vinto il mondo. Alleluia. Amen. Gesù Cristo disse nella Bibbia: o morte, dov'è la tua vittoria? Ecco perché oggi ancora predichiamo il Vangelo, perché vi appartiene personalmente. Il Vangelo è un messaggio proprio per il tuo cuore. Amen. Gloria a Dio. Il Vangelo è un messaggio per te, per la tua salvezza. Amen. Non intimidirti, non vergognarti del messaggio del Vangelo. Ci sono ben altre le cose che l'uomo deve vergognarsi. Ci sono ben altre le cose, ma come ancora afferma la parola di Dio, che negli ultimi tempi il bene sarà chiamato male. Ecco perché ancora i cuori degli uomini sono duri, più duri di questi sassi. Oggi accogliamo tutte le cose, accogliamo tutte le cose, le immondizie di questa umanità, e li chiamiamo bene. Ma il Signore oggi ancora vuole svegliare l'anima dell'uomo. Amen. Con la predicazione del Vangelo, come fecero anche i nostri apostoli. Gloria. Come fecero i nostri antenati apostoli. L'apostolo Paolo disse: io non me ne vergogno del Vangelo, perché il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede.